Nasat, che è qui presente, che è un ragazzo che dopo un lungo viaggio dall'Afghanistan fino a Como è riuscito finalmente a integrarsi in città, lavora a un posto stabile, eccetera, grazie anche all'aiuto di Comaschi, e racconterà questa sua esperienza positiva. Il secondo incontro sarà il giorno 17 con Don Giusto, che racconterà la sua esperienza quotidiana con i migranti. Prima di passare al buffet che l'hanno preparato i ragazzi dell'oratorio e hanno portato il loro cibo, per cui pakistano, e per cui ci delizieremo con il loro cibo, lascio la parola a Chiara, che deve anche lei raccontarci qualcosa. Due parole velocissime. Dall'esperienza dell'anno scorso della stazione, insomma dall'attivazione del mondo dei volontari che hanno gravitato anche intorno alla stazione e alla mensa, è nato un piccolo gruppo che ha costituito il gruppo territoriale di un'associazione nazionale, che è l'associazione Refugees Welcome. L'associazione ha come scopo quello di trovare delle famiglie disponibili ad aprire la loro casa e ad accogliere persone che hanno completato l'iter della richiesta di asilo. Quindi che hanno in mano una protezione internazionale, che può essere un asilo, un sussidiario oppure un permesso umanitario. Come diceva prima Don Giusto, la gamma delle presenze che abbiamo su Como è molto differenziata. Da quelli che sono i transitanti, che necessitano di un'accoglienza, che sia un'accoglienza umana, dignitosa, anche per pochi giorni, a quelli, e sono tanti perché noi sul territorio abbiamo circa 850 richiedenti asilo ospitati dalle strutture solo in città, solo nella città di Como, che arrivano al termine del loro percorso, che magari auspichiamo che durante questo percorso abbiano fatto virtuosamente anche delle attività, dall'imparare la lingua italiana, corsi di formazione, nei casi migliori anche dei tirocini di lavoro, arrivano alla fine, hanno in mano il loro documento, hanno tutti i diritti di restare qui, ma non hanno gli strumenti per essere ancora autonomi nella loro vita. Serve un piccolo ponte, l'obiettivo è proprio quello di costruire un percorso di accompagnamento all'autonomia, quindi si tratta di accoglienze temporanee, tempo da 4-5 mesi, massimo un anno, e che possano dare a queste persone che hanno gli strumenti sia giuridici sia la volontà di restare, per essere poi autonomi e diventare parte del nostro tessuto sociale. Quindi, se vogliamo dirla in un modo un po' sintetico, il lavoro della nostra associazione è quello di andare un po' oltre l'accoglienza, dopo l'accoglienza bisogna arrivare all'inclusione. Perché quelli che adesso sono migranti, domani saranno i nostri vicini di casa, per cui possiamo già iniziare a fare questa cosa. Se siete interessati in qualsiasi tipo di curiosità, di domanda, noi lasciamo del materiale che potete trovare lì e ci scrivete una mail. Adesso, se volete chiedermi qualcosa, comunque grazie per l'attenzione, grazie per lo spazio.